Ciao ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti finalmente in questo nuovo Let's Play di Pokémon. Questa è un hack Pokémon, come avrete letto sicuramente dal titolo, si tratta di Pokémon Faccia di Bronzo o ma anche Pokémon Bronze semplicemente. È un hack che ho trovato tra le tante che avevo scaricato diverso tempo fa. Però cosa è successo? Mi sono messo a giocare solo ora perché come avevo accennato, avrei fatto comunque un hack Pokémon più o meno verso questo periodo, dato che è estate, insomma, il nuovo gioco Pokémon esce a novembre. Penso di avere abbastanza tempo per giocare un'intera hack e caricarla qui su YouTube. Cercherò di caricare questa hack molto più frequentemente di quanto non caricassi video di Pokémon X e Y. Naturalmente, ecco, già mi lascia in disappunto questa hack. Allora, la prima cosa da fare era naturalmente appunto di vedere il PC dopo aver scelto il nome e l'orario. Questa mi sono dimenticato di dire che è un hack di Pokémon Oro e Argento, quindi insomma ci saranno diversi Pokémon di Oro e Argento. Comunque sì, ho visto la mappa e non è proprio uguale la conformazione del territorio, quindi mi piace molto questa cosa. Allora, stavo dicendo che la prima cosa da fare in ogni gioco Pokémon è aprire il PC e prendere la pozione, perlomeno quello che si faceva fino a Diamante e Perla. Però qui la pozione manca. Non mi ricordo sinceramente se in Oro e Argento c'era la pozione nel PC, però comunque sì, andiamo avanti. Questo dobbiamo andare dal professor Koa. Penso si sia sbagliato a scrivere, voleva scrivere Ok. Koa, no, proprio Koa si chiama. Ok, questo è un grande giorno, come sappiamo. Ci sono le Pokémon, i Pokémon dentro le Pokéball. E devo scegliere. Allora, non so che Pokémon ci sono. Charmander. Ah, hai capito, Charmander. No, non voglio Charmander, voglio vedere che altri Pokémon. Cioè, voglio Charmander, però se ci sono Pokémon più interessanti. Totodile. Totodile mi piace, ma no, io sono un tipo che preferisco. Ah, cacchio, c'è anche Pichu. A me piace il tipo fuoco, quindi penso proprio che prenderò Pikachu. E c'è Charmander, Charmander, Charmander. Sinceramente non so più neanche io come dirlo. Si dovrebbe dire Charmander, ma fuck the politics and take Charmander. Oh yeah. Vai vale Charmander, sì. Soprannome, se me lo fa scegliere. Ok, lo chiami. Già so come chiamarlo, Cenerello. Mi sono ripromesso che se avessi mai scelto un'altra volta un Charmander per iniziare l'avventura in un qualsiasi gioco Pokémon che abbia Charmander, appunto, avrei scelto Cenerello, che non, per fortuna non è Cenerentola o Cenerella, perché se no dopo Disney mi cita per copyright. Quindi insomma Cenerello va bene. Allora, poi un'altra cosa, in questo gioco la mamma ci compra il Pokégear, non ci dice che è stato riparato. E però ha le stesse funzioni del Pokégear standard che riceviamo in Oro e Argento. Allora, questo ci dà le pozioni, sì, ok. Abbiamo anche il numero di Koa, che è un po' tipo Professor Elm della situazione. Dunque, in questo percorso, vediamo un po'. Ah, a proposito, non vi ho detto la cosa importante, questo è un Nuzlocke. Però nel titolo c'è scritto, naturalmente. Oppure ce lo scriverò, devo decidere ancora. Sì, ce l'ho messo comunque nel titolo. Allora, il Nuzlocke. Io lo faccio incominciare quando prendo le Pokéball. Perché ci sono alcuni che lo fanno iniziare quando prendono i Pokémon. Io lo farò iniziare quando prendo le Pokéball. Perché mi pare la cosa più giusta da fare. Cioè, non è che posso iniziare un Nuzlocke così senza neanche avere delle Pokéball per catturare Pokémon. Dunque, io Nuzlocke lo vorrei fare così, in poche parole. Il primo Pokémon che incontro da quando prendo le Pokéball
sarà il primo Pokémon che catturerò in quell'area. Tipo, se io sul percorso ci sono tipo 10.000 zone d'erba, come questo percorso appunto, catturerò solo il primo Pokémon che incontro, ma lo farò da quando prendo le Pokéball, quindi insomma ancora non ho le Pokéball. Da quando prenderò le Pokéball potrò catturare solo il primo Pokémon che incontro in ogni percorso o caverna o quello che è. Solo uno per ogni percorso o caverna, appunto, ecco. Specifichiamo le cose. E se il Pokémon va KO, alcuni decidono di catturarne un altro, il secondo che incontrano, se il primo va KO. Invece io voglio farlo ancora più difficile, tipo se mi capita un Caterpie ma lo mando KO, potrò catturare solo un altro Caterpie, non potrò catturare, che ne so, tipo magari mi esce uno Scyther, allora magari mando KO Caterpie e prendo Scyther, invece no. Se io ma anche mandassi KO un Caterpie, comunque sia, il prossimo Pokémon che prenderei sarebbe comunque un Caterpie e non un altro Pokémon, per capirci. E è una cosa che non ho visto fare ancora nei Nuzlocke, perché insomma, se uno sa che Pokémon trovare in quella zona d'erba è molto più facile che scelga un altro tipo di Pokémon piuttosto che il primo. Dunque, dopo essere stato al centro Pokémon, andiamo qua. Ah, sta andando accanto? Wow. Sì, in teoria dovrei incontrare il professor Oak. Poi, cos'altro ho da dirvi sul Nuzlocke? Che il Nuzlocke, vabbè, a parte le altre regole basi, tipo se il Pokémon va KO devi rilasciarlo o comunque tenerlo nel box e non puoi più usarlo. Alcuni si complicano la vita non usando biciclette o altri mezzi, tipo le scarpe da corsa. Cosa che penso farò anch'io. E sinceramente questo posto mi sta lasciando un po', non lo so, dico, cosa diavolo è? No, perché io parlo, ma non mi rendo conto di dove sto andando. Junction Park. Ci vuole taglio, via. Andiamo via. Poi un'altra regola del Nuzlocke importante che non vi ho detto. Qualcosa. No. Evoluzione, niente. Ah, non ci sono altre regole particolari se non che puoi pompare i Pokémon al massimo allenandoli nelle zone d'erba. Cosa che ho già fatto con Charmander. Che l'ho portato già al 10 perché sennò davvero è un'ammazzata tremenda. Cioè, non posso rischiare di perdere nel Nuzlocke. Perché anche mettiamo caso, perdo il primo episodio, cioè già è finito subito. Neanche lo incomincio il Nuzlocke. Quindi, insomma, comunque il Nuzlocke è una bella sfida. Ho visto gente tipo Xenon 3210. Che 3120 mi pare. Non mi ricordo più come si chiama Xenon. Vabbè, Xenon, il classico, famoso Xenon. Chi non lo conosce è un beota. Ha fatto il Nuzlocke di uno dei giochi Pokémon più difficili, Pokémon Blue Kaizo, e porca matina, ha perso contro l'ultimo capo palestra. Mamma mia, cioè, l'ha Nuzlockato da Dio proprio, e è andato a perdere purtroppo contro l'ultimo capo palestra, ragazzi. Il Nuzlocke è anche questo, ha fatto vedere, ha liberato tutti i Pokémon, gli era rimasto solo uno che era non mi ricordo chi era, ma non era granché. E poi ha salvato il gioco e niente, è finito lì il Nuzlocke. Adesso sta Nuzlockando XY, non ho più visto come è andata avanti. È comunque sia uno dei migliori canali Pokémon per YouTube, nonostante non abbia il ma nonostante non sia il canale Pokémon più iscritti. Ma va bene, eccoci arrivati al laboratorio, non a casa, al laboratorio del professor Oak. Ah, c'è il laptop di Kovas, il portatile, più o meno. Certo che glielo porto. Mi stai indicando qualcosa, giusto? Il tuo Pokédex. Il mio aiutante qui te lo darà. Bene. Ma hai iniziato appena ad allenare Pokémon? Sì, ho iniziato ad allenare Pokémon. Allora l'inizio è fantastico. Bene. Documentare Pokémon e aiutare con. Ah, il professor Pokémon ha aiutato con l'invenzione del Pokédex. Ok, grazie. Sì. Vabbè, ho capito. In poche parole mi ha detto di renderlo fiero catturando e documentando i dati di quanti più Pokémon possibili. Ah, mi fa riposare. Com'è caro. Grazie, professor Oak. Mi sei realmente utile. Ah, che si chiede? Professor Oak. Ah, perché ti prendi come un coglione? Ah, sì, ho io il tuo computer. Te lo devo portare. No, guarda, non me l'aspettavo.
Ma a me sembra un po' tipo gli eventi di Pokémon Oro e Argento, tipo quando Silver o dipende Gold, dai casi, dipende, ruba il Pokémon dal laboratorio e ti chiama Professor Elmo, dopo che sei stato da Mister Pokémon, che c'era anche Professor Oak. Vabbè, va, vediamo un po'. E cacchio, si è proprio uguale gli eventi. Ma secondo me ha ricostruito il paesaggio su... Ok, combattiamo. Ha solo ricostruito il paesaggio sugli eventi di Pokémon Oro e Argento. Comunque sia, è un hack del 2013, quindi insomma potrebbe benissimo essere quello che ho detto io, che ha semplicemente ricostruito per la città sugli eventi. Ma per il momento mi sembra anche un pochino meglio, sinceramente. La mappa è diversa, già mi piace. Alcuni eventi sono diversi e già mi piace. Comunque sia, cioè, allora, il mio avversario ha Totodile. Se sceglievo Pichu avrebbe avuto Charmander, e se sceglievo Totodile avrebbe avuto Pichu. Wow. Comunque sia, non lo so. Io, amante del tipo fuoco, non so se tra Cyndaquil e Charmander avrei scelto Cyndaquil se ci fosse stata la possibilità di sceglierlo. Probabilmente sì, perché sono amante dei Pokémon tipo fuoco, e poi Cyndaquil mi fa, è tenerissimo, mi fa impazzire. Oh va, c'ho anche la bacca. Figo. Non lo sapevo. Vabbè che ho allenato Charmander solo due livelli, però non me l'aspettavo di avere la bacca, quindi insomma non ho mai avuto bisogno di usarla. Buono, buono. Oh, però sto criptato Totodile fa danni a go-go. E su. Oh. Mamma mia, proprio Benandicchia l'ha fatto aumentare. Stato sconfitto. Com'è successo? Ah, poi quello che volevo dire su quest'hack. Aspettate un attimo, fatemi leggere. La natura chiama. Ok. Quello che volevo dirvi, che in poche parole, che si può anche scegliere il personaggio femmina. Insieme al gioco mi ha scaricato anche una patch per il per usare il personaggio femmina. Cioè, noi siamo femmine, in poche parole. E il rivale dovrebbe essere maschio, da quello che ho capito. Non so fino a che punto è stata progettata questa hack, comunque sia. Allora, la ragazza l'ha chiamata Aika, che sarebbe l'acronimo di Akai, che in giapponese Akai o Aka significa rosso. E chi ha guardato Pokémon Origin lo sa. Questo modo dovrebbe darci le Pokéball, torniamo in topic. Mi ha dato le Pokéball. Allora, il Nuzlocke inizia ufficialmente ora. Il primo Pokémon che catturerò sarà un... Compare a me Pokémon. Apom, ok. Catturiamo Apom. Madonna ragazzi, Apom, non ne posso più. Mi ha fatto usare 4 Pokéball. Dai, dai. Eccolo. Fottiti Apom. Basta, non ti voglio più, basta. Ti elimino, ma proprio di... Ma ti faccio male. Bastardo. Ti faccio male, dannazione. Bruciaci. Bastardo. Addio. Oh, dai, dai, questo chiamo... Caterpie. No, non voglio Caterpie. Basta, scappa, via. Allora, che facciamo? Dio. Non so che fare. Devo che posso potrei catturare un Pokémon qua. Sentret, ok, catturo un Sentret. Mi sono rifornito di Pokéball. Catturo un Sentret. Dai. Dai, no, non mi schiattare, non mi ci morire. Ho allenato Cinderella fino al 10, non per nulla. Ok. Ok, ci sono, dai. Oddio, sono due Pokéball. Madonna. Ho provato a ricatturare Icon, ma niente.
Non ce l'ho fatta. Avevo soldi solo per due Pokéball, sì. Cioè, allora, mi sono sprecato tutti i soldi per le Pokéball. Ho qualche pozione. Cioè, se non incontro l'allenatore più presto, cioè, non so che fa, perché non c'ho più niente. Allora, lo chiamo Sentinella, già ho deciso. Sentinella perché Sentret è tipo una sentinella. E sinceramente è molto più figo di Patrat e Watchogs. Watchog. Ma che si chiama Watchog? No, c'è quella merda del gioco di Watch Dogs che mi fa sbagliare con Watchog. Wow, mi sembra Watchog, non mi ricordo. Va bene, io penso che comunque sia per questo primo episodio posso concluderla qui. Allenerò un po' Sentret e Charmander perché sennò davvero Nuzlocke qua è troppo complicato. Vi ringrazio per l'attenzione prestatami e ci vediamo nel prossimo episodio.